Si fa sempre più serrata la corsa ai piani alti nel girone H di Serie D. Incassata la fiducia della società, Mister De Luca spera di invertire la rotta con il suo bitonto. L'eliminazione in Coppa Italia subita dal Gladiator è solo la punta dell'iceberg del momento dei neroverdi. I 3 punti in campionato mancano da 3 giornate e l'incrocio contro il Nardò nasconde più di qualche insidia. Bitonto Nardò intanto sarà anche un ritorno al passato per Mister De Candia, protagonista della risalita in D firmata dall'Omnia prima della fusione. È bastato invece il mese di novembre per ribaltare le sorti del campionato in casa Audace Cerignola. 4 vittorie consecutive che sono servite agli uomini di Mister Pazienza per ridurre le distanze dalla vetta. All'orizzonte, nel frattempo, c'è il derby in trasferta con la Virtus Matino, un impegno almeno sulla carta agevole, anche se Mister Pazienza prova a tenere alta l'asticella La dell'attenzione. classifica ora non bisognerà guardarla da tutti i punti di vista, anche quando incontriamo degli avversari come quella di domani, che ha una classifica sicuramente diversa dalla nostra, ma ha anche obiettivi diversi dai nostri. Quindi dobbiamo concentrarci su quelle che sono le caratteristiche e le difficoltà che potremmo incontrare domani. Chi vuole sedersi al tavolo delle grandi è il Gravina. I murgiani però dovranno fare i conti con il Francavilla di Mister Ragno, mentre dopo il 6-1 roboante inflitto alla Nocerina, testa al Molfetta per il Fasano. Da un derby pugliese all'altro, con il Biceglie alla ricerca di punti salvezza, che farà visita al fanalino di Coda Brindisi. Impegni quasi proibitivi infine per Casarano e Team Altamura. Mister Calabuig, reduce da 5 sconfitte in 7 gare, si gioca una grossa fetta del suo futuro sulla panchina rossoblu contro il Rotonda. L'Altamura invece dovrà fare i conti con un Sorrento imbattuto da 5 turni che punta dritto alla zona playoff.